Lascia andare le persone che non sono pronte ad amarti. È la cosa più difficile che dovrai fare nella tua vita. E sarà anche la più importante. Smetti di discutere con persone che non intendono cambiare. Smetti di incontrare persone che non hanno interesse per la tua presenza. So che l'istinto ti spinge a fare il possibile per conquistare l'apprezzamento di chi ti circonda, ma è un impulso che ti ruba tempo, energia, salute mentale e fisica. Quando inizi a lottare con gioia, interesse e impegno per la tua vita, non tutti saranno pronti a starti dietro. Ciò non significa che tu debba cambiare chi sei, ma che devi lasciare andare chi non è pronto ad unirsi a te. Se le persone a cui dedichi il tuo tempo ti escludono, insultano, ignorano o dimenticano, non ti fai un favore continuando a offrire loro la tua energia e la tua vita. La verità è che non sei per tutti e non tutti sono per te. È questo a renderti così speciale quando trovi persone che ricambiano la tua amicizia o il tuo amore. E scoprirai quanto ciò sia prezioso proprio perché hai sperimentato quanto non lo è. Forse, se smetti di farti vivo, non ti cercheranno. Forse, se smetti di impegnarti, la relazione finirà. Forse, se smetti di inviare messaggi, il tuo telefono rimarrà muto per settimane. Ciò non significa che hai rovinato il rapporto, bensì che l'unica cosa che l'ha sostenuto è stata l'energia che solo tu hai dato per alimentarlo. Questo non è amore, è attaccamento. È dare una possibilità a chi non se la merita. Ti meriti molto di più. La cosa più preziosa che hai nella tua vita è il tuo tempo e la tua energia, poiché entrambi sono limitati. Le persone e le cose a cui dai il tempo e la tua energia definiranno la tua esistenza. Inizierai a renderti conto che la cosa più importante che puoi fare per te stesso e per tutti coloro che ti circondano è proteggere la tua energia più ferocemente di qualsiasi altra cosa. Rendi la tua vita un rifugio sicuro, dove sono ammesse solo persone compatibili con te. Non sei responsabile del salvataggio di nessuno. Non sei responsabile di convincerli a migliorare. Non è compito tuo esistere per le persone e dare loro la tua vita. Ti meriti amicizie vere, veri impegni e amore completo. Con persone sane e prospere. La decisione di prendere le distanze dalle persone dannose ti darà l'amore, la stima, la felicità e la protezione che meriti. Anthony Hopkins.